SIAI è un enorme sodalizio, quasi 330.000 soci in tutta Italia, che raccoglie gli appassionati di outdoor, di alpinismo, di sci alpinismo, di trekking, in questa grande organizzazione che ha una struttura estremamente capillare, nel senso che è divisa in decine, centinaia di sezioni che coprono il territorio. Solo che in Liguria siamo 18 sezioni e 5 sottosezioni, e si occupa di promuovere, gestire, formare tutte le persone che in qualche modo hanno questa passione per la montagna, per l'outdoor, per il territorio. In particolare poi in Liguria noi abbiamo un territorio estremamente importante da questo punto di vista, perché pochi magari lo sanno, noi siamo una regione assolutamente rivierasca, è evidente, però il 73% del nostro territorio è boschivo. Siamo la regione con la più alta percentuale di territorio boschivo e la terza per territorio montano dopo Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. Tecnico dell'organizzazione, una delle anime di questa nostra montagna terapia ligure, che è estremamente attiva perché coinvolge tantissime sezioni, mi viene da dire, credo sicuramente ne dimenticherò qualcuna, ma la stessa San Piero d'Arena, abbiamo Arenzano, Imperia, Spezia, tante belle realtà. Allora, The King of Muay Thai, il re dei 60 kg, è praticamente un grande recipiente di professionisti. In questo caso è un torneo a 4 dove combattono due italiani, uno svizzero e un grande atleta che arriva direttamente dalla terra del sorriso, nonché la terra che ha in qualche modo rappresenta la Muay Thai nel mondo, che è la Thailandia. E questo evento sicuramente sarà un pochettino diverso da tutti gli altri in cui ho sempre lavorato. Ormai ho raggiunto un'esperienza quasi 27-28 organizzazioni, quindi mi sono fatto un pochettino, come dire, di gavetta in questo ambito. E The King of Muay Thai è sempre stato nel mio cuore, perché la prima edizione è stata del 2004 a Santa Margherita Ligure. Erano presenti non solo 4 atleti, ma ben 8 che si sono sfidati in un'unica giornata per arrivare al vincitore. Eccoci a Rapallo, amici di Telegenova, in questa giornata ventosa ma bella. Siamo con Andrea Molinari. Ciao Andrea, intanto. Ciao a tutti, ciao. Andrea Molinari, Deus Ex Machina, lo vediamo anche dalla scritta che ha sulla felpa, Rapallos Race, ennesimo appuntamento con questo grande evento che interessa la cittadina di Rapallo. Siamo giunti all'ottava edizione, raccontiamo ai nostri telespettatori, ancora i pochi che non lo sapessero, di cosa si tratta, e poi entriamo nel dettaglio su questa edizione con tutte le novità che ci racconterai. Guarda, è un'emozione, anche se ormai sono 8 anni che esiste Rapallos Race, dal lontano 2016. Ci siamo fermati solo per la pandemia, giusto un attimo, ma siamo ripartiti di nuovo alla grande. Quest'anno ci aspetta un'edizione davvero fenomenale. Sono praticamente 500 gli iscritti di quest'anno, per cui un grande traguardo per questo evento che prende una città intera, ma non solo, perché è davvero tanto l'interesse da parte del pubblico, da parte degli sponsor, da parte degli atleti, che sono entusiasti e non vedono l'ora di essere qui a Rapallo il 1° aprile. Smartoca è un video quiz game multiplayer. È una piattaforma che unisce il gioco alla formazione. Si ispira al classico gioco dell'Oca e ai format video quiz televisivi classici, e ha l'obiettivo di coinvolgere più persone contemporaneamente. Pensate che prima della pandemia veniva usato nei contest di team building e coinvolgeva circa 100, 200, anche 300 persone. Le persone erano divise in gruppi di lavoro e i gruppi di lavoro facevano un percorso divertente. Nel percorso imparavano comunque degli argomenti che il committente, l'azienda ci dava, su cui potevamo appunto lavorare. E questo tipo di attività è stata poi chiaramente bloccata nel periodo pandemico, non abbiamo più potuto fare attività di team building in presenza, e quindi con il Dibris abbiamo pensato di prendere questa esperienza di gioco e di portarla in una didattica innovativa all'interno di una piattaforma che poteva essere fruibile anche online.